Pecora, sei pronta a costruirmi le cose più pazzurde che ci possono essere sulla faccia della terra? Io ti dirò in questo episodio cosa devi fare e tu lo farai, o creatura delle mie pappole, ok? Perché ovviamente... No, dai, scherzo, sei molto brava, vieni giù che un attimo che ti devo dare un qualcosa di bello. Vieni, vieni, ok? Allora, prima di tutto, come fai ad avere dei pufferfish? Tieni, questa è la tua bistecchina, il tuo premio per aver costruito questa bellissima casa che adesso andiamo a vedere. Vedete? L'ha costruita lei, infatti lei sa fare tante cose, vedete? Cammina anche in modo strano. Tipo, adesso se io apro questa cesta non c'è niente, perché è un po' monella, perché non ha messo niente nella cesta, però tipo ha messo la anvil, ha messo il letto, ha messo la crafting table e basta, perché nel senso non è che sia una casa chissà quanto grande. Però io adesso direi di andare a prendere del cibo, perché il mio cibo sta scarseggiando. Quindi cara pecorella la monella, il tuo padrone Dunis deve andare un attimo a prendere il cibo e poi te lo darò anche a te ovviamente, e intanto tu costruiscimi per favore un pisello, ok? Non pensa male, nel senso un pisello normale. Quindi prego, prego, inizia, 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 forza, forza. Sono molto felice di fare questa cosa. Ma perché mi ha dato 52 pufferfish? Che io ho appena visto che mi ha dato 52 pufferfish. Ma non lo so. Comunque voglio proprio vedere che pisello verde, ovviamente dovrà farlo verde, nel senso, se no poi dopo vabbè, non l'ho specificato, però secondo me lo farà verde. Beh, lo spero perlomeno. Comunque, vediamo un attimo, dov'è che può esserci un po' di pecore? Perché devo prendere cibo, quindi giustamente devo prendere le pecore. Povere, no, scherzo. Allora, devo prendere magari tipo i maialini, se ci sono. Oppure, no, i cavalli non danno cibo, non danno carne. Danno tipo la pelle, i cavalli. I cavalli sono utili per prendere la pelle, tipo per fare i libri, le librerie. Non so se avete presente. Voi avete mai giocato a Minecraft? Beh, penso di sì. Se mi seguite, avete mai giocato a Minecraft e sapete che con la pelle si fanno le librerie. Ecco, i cavalli sono molto utili, oltre che per ovviamente sellarli e portarli in giro. Chiaramente anche per fare tipo i libri bellissimi. E lì ci sono dei maiali che adesso andiamo a prendere e saranno bellissimi, perché ci daranno il cibo di cui abbiamo bisogno. Perché non avesse capito, questa serie, ragazzi, ovviamente sarà strutturata in questo modo. Cioè, nel senso, io vado a recuperare i materiali alla pecora, i materiali di cui ha bisogno, tipo il cibo, i premi, ovviamente, perché lei ha bisogno di premi, ha bisogno di tipo anche i diamanti, magari a volte ha bisogno. E poi anche magari tipo, non lo so, qualsiasi cosa, tipo anche i materiali da costruzione che lei magari non li ha, perché magari non ha voglia di andare a prenderli, giustamente, questa pecora monella, e quindi devo andare a prenderli io. Però intanto diciamo che dobbiamo esplorare tanto, no? Dobbiamo, come se fosse una vanilla, però non proprio, perché dobbiamo fare la vanilla per la pecora, perché poi lei mi deve costruire le cose e sono curioso di vedere le cose più pazzurde che costruirà. E intanto si è già messa a costruire davvero, quindi sono molto felice di questa cosa. E qui dentro chissà cosa c'è. Questa è una caverna un po'... Un attimo, no, ok, questa musica non andava bene. Vabbè, dai, dai. Questa è una caverna un po' paurosa. Qua si potrebbe nascondere il lupo mannaro. Il lupo mannaro che ci farà fuori tutti quanti. Oppure si potrebbe nascondere, oh no, si potrebbe nascondere Herobrine. Ho anche paura di dire il suo nome. Il suo nome non si dice, non si proclama. Non so cosa ho detto, non si dice affatto. Perché il suo nome è sacro quasi. Se tu lo dici, potresti anche chiamarlo e si potrebbe anche incattivire. Mai dire il nome di Herobrine, perché se tu lo dici, potrebbe davvero arrabbiarsi. E mi sa che mi sono perso. Porca puzzarda! No, scusate, adesso cerchiamo di ritrovare la via di casa, perché se mi son perso, giuro quanto è vero il mio nome, Dunis, che urlo. Guardate che è così, cioè nel senso, non mi posso essere perso, vero? Vero, da questa parte, giusto? Da questa parte devo andare, sì? No, perché io, dato che ho un senso dell'orientamento un po' come un caimano, tipo, avete presente? Non lo so, ma poi sto dando tipo degli esempi un po' strani, ma tipo, non solo i caimani, tipo, ma anche tipo, boh. Oh, ma c'è il nonno, ehi, ciao nonno, ciao, smutati, come stai carissimo nonno? Vediamo un po', saluta nel video. Salve, sei contento di fare l'assistente della pecorella? Perché dovete sapere, ragazzi, che lui è l'assistente della pecorella. Esatto. Sono... Scusa, stavi parlando basso? No. Stavi parlando basso? Forse sì. Mannaggia te, devi parlare alto. Vabbè. Dopo urlo, però, dopo la fine. No, assolutamente no, anche perché io ti vedo se urli oppure no. Quindi puoi assolutamente stare tranquillo, perché se no nel caso ti dico che urli oppure no. Io intanto sto cercando di ritrovare la casa, insomma, hai capito, no? Sto cercando di ritrovare la via per la casa, perché mi sono perso. Vabbè, comunque, vai a cagare. Va bene, vado a cagare, va bene.
Perfetto, sono contento di aver detto questa cosa perché almeno lui sarà più contento. Niente, allora andrò a trovarlo e ci rivediamo fra poco. Pecora, sto arrivando! Guarda, se non hai fatto il pisello mi innervosisco molto. No, oh mio... Oh mio Dio, è pieno! No, 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 pecora, pecora, allora ascoltami bene, cerca di ascoltarmi, so che sei lontana, ma no, io non intendevo quel tipo di... Io intendevo un pisello verde, tu ora mi devi... Cancella tutto, non voglio vedere... Io devo... No, 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 no... ma tu che stupida! Pecora la monella! Ah, no, guarda, io la detesto! No, ragazzi, mai avere una pecora monella, mai avere una pecora monella, perché poi pensa a queste cose, cioè tu non gli puoi dire una cosa, perché pensa subito male, no? Tipo tu se gli dici cavallo probabilmente lei pensa ad una prole di... Vabbè, non dico nemmeno quello... Guarda, non si può nemmeno dire purtroppo su YouTube, non si possono dire certe cose. Cazzo, ma davvero... Cioè, oh, volevo dire... Insomma, è davvero fuori di testa è comunque sta pecorella. Cioè, boh, sciocco basitampe. Comunque, adesso andiamo immediatamente perché io non voglio vedere... Io pecora sto aspettando... Ad aspetta che magari è troppo lontano, magari... Nel senso, adesso le dico tipo... veloce, togli tutto. Ok, beh, vedete, perché sennò è impazzita, come è fuori di testa. Cioè, ragazzi, ma siamo fuori. Guarda che poi rischio... Ho fatto il pisello. Ma scusa, ma è scemo... no, no, devi fare il pisello verde. La verdura, è una verdura, no? Beh, penso di sì. Speriamo, dai, che sia una verdura. Beh, sì, poi dopo non pensate male nemmeno voi. Nel senso, non tutto è una verdura. Non tutti i tipi di pisello. Ci sono certi tipi di pisello un po' più... vabbè, un po' di colori diversi, no? Il pisello verde e quello il classico, tipo, no? Della verdura, no? Quella che si mangia anche. Va bene, comunque... No, vabbè, lasciamo perdere, sennò qua andiamo in situazioni dove non si dovrebbe nemmeno andare su YouTube. Anyways, io magari gli porto le canne da zucchero, magari gli viene di fare in mente qualcosa con il pisello... Vabbè, non dico nemmeno. Il pisello... Ragazzi? No, scusatemi un attimo. Un attimino, che qua c'è una situazione da risolvere. Avete sentito quella cosa lì? Io ho sentito tipo un... Sto sentendo cose, ragazzi, non sono fuori di te. Allora, forse sarò pazzo io, ma ho sentito come se qualcuno piazzasse tipo l'erba per terra. E lo sto continuando a sentire in questo momento. Allora, ragazzi, non so se è tipo... Sono buggato io che sto sentendo tipo dell'erba piazzare. No, scusa, adesso devo alzare un attimo. Music, alzo. Poi dopo subtitles. Ok, perfetto. Vedi, horse... Ok, quelli sono i cavalli, vabbè, ok. Però... Ho paura, sapete? Ho paurissima. Sto sentendo... No, io sto sentendo i blocchi. Ok, forse sono pazzo io. Forse sono pazzo io perché probabilmente sto impazzendo io. Vi dico la verità. Non so perché. Ma comunque magari adesso facciamo un taglio perché potrebbero essere... potrebbe essere Aerobrain, chi lo sa. Spero di no, però. La vedete? È lì lontano. Guardatela. Intanto c'era anche un maiale che voleva... Ma sei protagonista? Ma io non lo so. Allora, praticamente, vedete qua, ragazzi? La pecora ha davvero fatto il pisello, quello che vi ho detto io, però... Non quello che pensa. Allora, brava. Allora, adesso questo è quello giusto. Per favore, mi raccomando, la prossima volta evita di pensare male. Per carità, cioè nel senso, io non voglio che tu fai cose strane. Ricompensa. Sì, allora, la ricompensa, guarda un po', guarda. Ti ho portato queste cose così potrai divertirti con le canne da zucchero che a te piacciono molto. Sono cane. No, sono canne, canne, non sono cane. No, tu sei una pecora, primo. Una pecorella in realtà, una pecorella piccola, Cosa mi faccio di canne? Ma guarda, allora, se vuoi ti do anche qualche pufferfish molto buoni, sono i miei preferiti, no? Molto gustosi, molto... Ti piacciono i pufferfish? Ti piacciono? So che ti piacciono, vero? Allora un altro po' di pufferfish. Lo so, carissima, lo so. Allora mangiati i tuoi pufferfish buonissimi. Guarda, anche un po' di carne, però prima la devo cuocere, quindi non lo so. Magari, non lo so, la vuoi cotta, la vuoi... Vabbè, ok, mi sa che... Come ti permetti di... Ma questa pecora è impertinente, comunque. Io sconvolto, mi ha sputato la carne addosso. Cioè, ma come si permette? Qua c'è altro ferro, vabbè, ok. Mettiamo il ferro qua e poi soprattutto prendiamo un po' di carbone che non ho. Non ho preso il carbone, sono su... Pecora, hai un po' di carbone? Se non hai il carbone fa niente. Nel senso, se non hai il carbone devo andare a prenderlo io. Ma porca puzzarda, cioè, nel senso... Lo prendo... Ok, prendilo tu, tranquilla. Vai.
Certo che è fuori di testa, cioè, ora non mi sente. Nonno, nonno, smute, vieni un attimo qua. Nonno, smutati un attimo. Aiuto, che è successo? Allora, tu non sai cosa. Allora, come ti... allora, questa pecora è pazza. Cioè, tu dovresti dargli qualche lezione di. Perché tu non sai. Poi mi arrabbio io. No, l'ho educata direttamente io, quindi sicuramente brava. L'hai educata tu? Cioè, nel senso, certo. Mi ha sputato la carne addosso. Ha detto che non gli piace la ricompensa. Cioè, in questo modo l'hai educata? Eh beh, ciò perché? Beh, hai detto invece? Così che hai detto? No, scusa? No, non l'ho detto. Ho detto, e beh. Ah, ok, pensavo che fossi tipo bresciano o veneto, che caspita ne so. No. Vabbè, comunque, questa è una pecora che mi sta sputando dei cosa? Blocchi di carbone. Ok, non so come abbia fatto. Vedi come brava, vedi come brava. Carbone rinforzato, peraltro. Io non so che tipo di carbone abbia preso. Però, insomma, questo carbone non va bene per cuocere. O almeno, non lo so, magari lo mette qua, magari va bene, non lo so, però... Di certo quello che ha preso lei non so. Ma poi sta maneggiando la fornace. Ma cosa sta facendo? Ma è fuori di testa questa pazza psicopatica. Ha imparato dal suo padrone a toccare, cioè, ci sta. Scusa, cos'è che tocchi tu di solito? Le fornaci di tutti. Certo, capito. Sì, beh, certo, poi perché di tutti, scusami? Perché? Vabbè, insomma, no, comunque non si dovrebbero toccare le fornaci di tutti. Ma comunque, spero che questa serie vi stia piacendo. Se vi piace, ricordatevi di mettere nei commenti un pesce, un pesciolone, un pufferfish o un pisello, soprattutto. I piselli so no, che sono i preferiti. Scusa? No, dico un pisello... Quello che ci sia l'emoji. Vabbè, insomma, o se no scrivete pisello nei commenti che va bene comunque. E quindi, ragazzi. Se vi piace questa serie, noi ovviamente la portiamo avanti. E se no non mi parla ancora addosso, io lo banno. E ho logica questa cosa. E quindi grazie alla pecora, ti ringrazio pecora carissima. È stato bellissimo averti... Oh, sta volando, ok. Era talmente felice che levitava. Però anche io sono molto felice. Noi ragazzi, ancora volante. Sì, iscrivetevi al canale. Vi ricordo di iscrivervi e poi di lasciare like. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.